Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la cronaca, due persone decedute, questo è il tragico bilancio del terribile incidente accaduto all'alba di oggi sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, il servizio di Paolo Renzetti. Un terribile schianto ha scosso all'alba di oggi il raccordo autostradale Chieti-Pescara, dove in un drammatico incidente stradale hanno perso la vita due 47enni che erano a bordo di una Lancia Libra, di una Suzuki. È accaduto tutto poco prima delle 5, quando era ancora buio. Per cause che solo l'inchiesta potrà stabilire, una delle due vetture sarebbe infatti entrata contromano sull'asse attrezzato dallo svincolo di Dragonara nel comune di San Giovanni Teatino, andando a schiantarsi contro l'altra vettura sulla corsia di sorpasso. Il terribile impatto non ha lasciato scampo ai due conducenti, che sono praticamente deceduti sul colpo. Le vittime sono Moreno D'Amico di Pianella e Roberto Gagliardone di Alanno. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Chieti. Il titolare del fascicolo e il pubblico ministero Stefano Falasca, gran lavoro per diverse ore per tutta la mattina di vigili del fuoco e polizia stradale per la pulizia della carreggiata e la regolazione del traffico che a causa del tratto chiuso ha subito notevoli rallentamenti. 72 truffe a danno degli anziani in un solo anno. Il comando provinciale dei carabinieri di Chieti presenta un vademecum sugli accorgimenti da adottare nelle situazioni di pericolo. Francesca Romana Testi. Sedicenti incaricati dell'INPS, tecnici dell'Enel, dell'Italgas, ispettori della Banca d'Italia che chiedono di controllare banconote, valori, buoni postali e poi estranei che entrano in casa chiedendo aiuto per qualcosa e intanto tengono occupata la vittima mentre qualcuno di nascosto entra e li deruba. Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai truffatori nei confronti degli anziani. Il comando provinciale dei carabinieri di Chieti stila un decalogo per difendersi dai malintenzionati, annunciando una regola che vale sempre. Non bisogna aprire la porta di casa agli sconosciuti, non abbiamo il dovere giuridico di far entrare delle persone a casa nostra per qualsivoglia motivo, solo forze dell'ordine in uniforme possono entrare all'interno delle nostre abitazioni. Non far entrare nessuno in casa, mai. Nessuno ha il dovere di farlo, neanche se si qualificano come forze dell'ordine. È possibile infatti soddisfare la richiesta della sedicente forza dell'ordine in caserma. È molto difficile reperire un'uniforme completa da poliziotto, da finanziere o da carabiniere. Laddove riescano a reperire queste uniformi si dedicano a crimini ben più gravi di quelli di cui stiamo parlando. Probabilmente qualcuno in borghese potrebbe chiedere di entrare in casa. In quel caso ripeto quello che già ho detto, cioè non si ha il dovere giuridico di far entrare delle persone che anche mostrando tesserini falsi, anche facendo tutto quello che vogliono, però comunque non siano vestiti in uniforme. 72 i casi registrati in provincia di Chieti. Il più comune è il furto in casa adoperato con l'utilizzo di un complice. Inoltre le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare la presenza di persone sospette o di automobili che compiono strane permanenze o giri ripetuti nella stessa zona. I soggetti più o meno sono sempre gli stessi, una categoria a rischio sono quella degli anziani che avendo del tempo a disposizione, magari avendo voglia di colloquiare con delle persone, aprono più spesso la porta degli altri, anzi aprono quasi sempre la porta di casa agli sconosciuti. Presentato oggi a Pescara dalla Polizia Municipale il progetto Street Contro, finanziato con fondi europei e regionali, contrasto anche ai furbetti delle assicurazioni e delle revisioni. Comandante Maggitti, oggi parlate di questa operazione Street Control che avete iniziato a Pescara da qualche settimana, un'operazione importante per il controllo del territorio e anche del traffico. Oggi abbiamo la possibilità con alcune strumentazioni, abbiamo tre macchinari che si chiamano Street Control, di passare a bordo di mezzi sulle vie più popolate e più frequentate della città, da via Venezia, adesso Conte di Ruvo, via Marco Polo dove poi è stata fatta una nuova segnaletica e via Fabrizi ed altro, dove con l'operatore a bordo che individua immediatamente la doppia fila c'è poi un'attività sussidiaria di
fotografia e di riscontro delle macchine in doppia fila, quindi con una verbalizzazione immediata di ciò che accade. Ulteriormente e unitamente a questo meccanismo dello street control abbiamo un ulteriore marchingegno, un ulteriore macchinario che permette di individuare le auto senza assicurazione, ovvero sprovviste di revisione, con una doppia pattuglia che opera a monte e quindi individua al passaggio la macchina senza assicurazione e poi a valle quando viene praticamente fermata dalla pattuglia che contesta il verbale. Il tutto nella situazione di maggiore sicurezza per i cittadini. Oggi abbiamo la piaga della mancanza di assicurazioni e di revisioni con tutto ciò che comporta poi a livello di costi sociali e di vite umane, per cui penso che continueremo in questo progetto virtuoso con la Regione. Il MEF disposto a revisione, lo annuncia la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che si fa portavoce delle istanze dei risparmiatori abruzzesi. Non possono andare in fumo, dice, i risparmi dei correntisti, molti artigiani e molti commercianti finirebbero sul lastrico. Daniela Rosone. Il Ministero dell'Economia è pronto a correggere il tiro. Parliamo della legge salva banche che di fatto ha mandato in fumo i risparmi di moltissimi cittadini aquilani che avevano investito in Banca Etruria, che in città, lo ricordiamo, ha due sedi, nel comune di Pizzoli e in viale Corrado IV all'Aquila. La senatrice del PD Stefania Pezzopane si è fatta portavoce delle istanze dei risparmiatori aquilani presso il governo centrale e ha dichiarato che il Ministero è disponibile a tentare di ridurre gli effetti negativi sugli investitori più deboli. In Abruzzo infatti la situazione è gravissima. Basti citare la questione di Pizzoli, dove su 5.000 abitanti circa 1.000 ora hanno i risparmi azzerati in Banca Etruria. La legge salva banche contiene provvedimenti importanti necessari ad arginare la crisi dei quattro istituti di credito, ma non si può farlo sulle spalle dei piccoli risparmiatori. Anche il sindacato UGL con il segretario nazionale UGL Credito Piero Peretti è intervenuto sulla vicenda. Il primo danno, dice Peretti, è quello inferto ai lavoratori che con il provvedimento subiranno tutti gli effetti nefasti del Job Act e del contratto a tutele crescenti. Non dimentichiamo infatti che il mandato insito nel provvedimento stesso, oltre al risanamento, conclude Peretti, è la vendita delle banche al miglior offerente, presumibilmente tagliando il costo del lavoro, obiettivo molto più facile con il Job Act e senza ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali del settore. In tutto questo all'Aquila i risparmiatori si sono riuniti in comitato. A Chieti, per la vicenda Carichieti, il Codacons ha già lanciato una class action come azione risarcitoria in favore dei risparmiatori. E sempre sulle banche, il governo sta lavorando a una soluzione per gli obbligazionisti privilegiati delle quattro banche salvate, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. E quanto afferma in una nota Paolo Tancredi, capogruppo Area Popolare nel CD e UDC, in Commissione Bilancio alla Camera e Relatore, alla legge di stabilità in cui appunto le banche è stato inserito come emendamento. E la scorsa settimana la piena del Treste nel territorio di Lentella in provincia di Chieti ha provocato danni al viadotto che lo attraversa, isolando alcuni comuni e rendendo difficile la viabilità tra Abruzzo e Molise. Oggi i sindaci dell'Alto Vastese hanno incontrato il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, per discutere dei fondi per il ripristino appunto della viabilità. Vediamo. Abbiamo urgenza di risorse minime, risorse che non serviranno per far sopravvivere un ente ma esclusivamente per le erogazioni di servizi essenziali. Se non sarà raccolto questo nostro appello, se nella manovra finanziaria non si troveranno risposte, sappiate che questi servizi nei vostri territori si ridurranno drasticamente o addirittura si interromperanno e i cittadini che voi rappresentate, che non vivono nelle grandi aree urbane, si sentiranno abbandonati dalle istituzioni e ne chiederanno conto a noi e a voi. Sono estratti della lettera rivolta ai deputati da parte dei presidenti delle province in ordine all'ulteriore taglio previsto per gli enti nella legge di stabilità 2016. Oggi io ho incontrato i sindaci insieme ai tecnici della provincia per ricucire ovviamente quella sfiducia che si genera poi nelle istituzioni quando una legge del Rio mette in crisi ovviamente il funzionamento di una struttura che nel bene e nel male ha operato per 150 anni, le province sono nate prima delle regioni e quindi oggi noi abbiamo ottenuto
da parte dei nostri tecnici la possibilità di intervenire questa settimana con un intervento di emergenza sul tratto che va da Lentella a Fresa Grandinari, in modo da permettere il passaggio anche dei mezzi pesanti, e poi di riprendere un progetto che è già depositato in Regione dal 2009, che è stato votato dalla Giunta ma non è stato mai finanziato. A sedere al tavolo del presidente della provincia di Chieti ci sono i sindaci dell'area di Vasto, che come un bollettino di guerra aggiornano lo stato di danneggiamento delle proprie strade all'indomani delle ultime piogge. Beh, intanto ringraziamo il presidente della provincia che si è messo a disposizione con questo incontro, e da lui abbiamo avuto assicurazione che già da lunedì ci sarà un primo intervento di somma urgenza per tamponare le falle più grosse su quella strada, sulla SP Trignina. Di questo siamo per il momento soddisfatti, anche se noi continueremo con le nostre proteste per sollecitare interventi più di natura maggiore per una viabilità ormai sul nostro territorio disastrata. Abbattere le barriere architettoniche, questa è la richiesta delle associazioni dei disabili avanzata all'interno del Consiglio Comunale straordinario di Teramo, svoltosi questa mattina. Vediamo. Unico punto all'ordine del giorno, il superamento delle barriere architettoniche e l'approvazione del PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche, la cui assenza fa di Teramo una città inaccessibile fuori legge. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Dando seguito alle richieste delle associazioni Carrozzine Determinate Abruzzo e Teramo Solidale, che il 4 ed 11 novembre avevano organizzato proprio nel capoluogo aprutino delle passeggiate empatiche al fine di sensibilizzare giornalisti e politici rispetto ai problemi che vivono quotidianamente le persone con disabilità. È la mia convinzione personale che qualcosa si deve cominciare a fare. Abbiamo fatto tanto in questi anni perché non abbiamo lavorato per esempio nelle nostre scuole, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche nelle nostre scuole, pensavamo di aver fatto tanto, ma invece ci siamo resi conto che c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da fare, perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio della città ti fa capire che quello che hai fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più. Una seduta dai toni anche accesi, in cui si è cercato di mettere a punto un percorso che elevi il livello di fruibilità della città alle persone diversamente abili. Noi ora ci aspettiamo però che da questo Consiglio Comunale escano delle delibere concrete, in modo che si possa assolutamente voltare pagine anche sul piano culturale oltre che quello legislativo. Quindi ci aspettiamo la delibera del PEBA, così come la consulta comunale della disabilità, così come ci aspettiamo che in questa città si cominci a poter entrare per esempio in un negozio. Cosa banale e sciocca, ma qui in questa città non accade, e quindi non è che possiamo aspettare comunque il PEBA per eliminare le barriere architettoniche. Vogliamo che ci sia un impegno concreto, che da subito si cominci a lavorare per le barriere architettoniche. Anche la Regione Abruzzo ha partecipato alla conferenza sul clima di Parigi. I rappresentanti abruzzesi hanno esposto un proprio progetto. Vediamo. Anche l'Abruzzo ha partecipato alla 21esima conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi, che si è aperta lo scorso 30 novembre con la presenza di oltre 100 leader mondiali in una capitale francese blindata a seguito dei recenti fatti terroristici. La delegazione abruzzese, formata dal sottosegretario alla presidenza della regione con delega all'ambiente Mario Mazzocca e dal dirigente del servizio energia Iris Flacco, ha presentato un proprio progetto al forum dal tema Attori non statali assieme contro il cambiamento climatico, esponendo le iniziative che comuni, regioni, organizzazioni non governative ed altri attori non statali hanno e potrebbero mettere in campo per combattere l'inquinamento e le emissioni nocive nell'atmosfera. Un contributo molte volte più puntuale e determinato, secondo il sottosegretario Mario Mazzocca. Abbiamo visto come in realtà le regioni a livello locale riescono ad essere concreti e fattivi spesso più, in alcuni casi molto più, dei governi centrali. È per questo che siamo qui ed è per questo che stiamo dicendo la nostra, non solo per le cose che abbiamo fatto sul tema dell'efficientamento energetico, sull'uso delle fonti rinnovabili per la produzione energetica, su tutto ciò che riguarda il comparto dello sviluppo sostenibile e soprattutto per le azioni fattive e concrete per la decarbonizzazione del nostro territorio, del nostro paese e dell'Italia intera. Una holding
meeting che unisca tutti i comuni del Teramano per la gestione dei rifiuti e quanto è stato discusso questa mattina nella sede della provincia di Teramo. Alfredo Primante. È pronta la bozza preparata dalla provincia di Teramo per la creazione della holding pubblica compartecipata da tutti i comuni del subcomprensorio teramano che dovrebbe occuparsi della gestione dei rifiuti. Questa mattina se ne è discusso nella sede della provincia aprendo così la proposta al contributo di tutti i soggetti interessati. Tra i favorevoli all'unione dei comuni nella gestione di un settore che nel teramano ha creato non pochi problemi è il sindaco di Roseto Ennio Pavone. Chi opera col buon senso non può non essere favorevole, l'obiettivo è quello che i rifiuti della nostra provincia rimangano nella nostra provincia e l'abbiamo ottenuto questo risultato con la riattivazione del polo tecnologico. Adesso c'è questa situazione del fallimento dichiarato del CIRSU, in attesa della magistratura e quindi degli appelli che sono stati fatti, dell'appello che è stato fatto sia dal CIRSU e sia dai comuni, ecco, si può cercare di fare in modo di lavorare anche se il CIRSU dovesse tornare in bonus per costruire un polo unico in provincia di Teramo e che sia un polo di riferimento per tutti i comuni della provincia con l'obiettivo appunto di ridurre le tariffe quantomeno per le spese di trasporto. Non tutti i sindaci però sono d'accordo, i maggiori dissapori ci sono nella Val Vibrata. A guidare la fronda del no il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura. Mi convocano forse per fare una nuova holding, io ho detto che da oggi per fortuna ecco, la palla torna a Notaresco perché se viene decretato il fallimento dovranno passare per la prima volta sulla mia pelle e Notaresco stavolta si dirà basta. Ecco, o si riparte con condizioni diverse da quelle che sono perché su quella zona insisterà un grosso investimento industriale, perciò ecco, non è che posso far venire investitori e trovarmi un letamaio a qualche metro, perciò o rinegoziamo la gestione del CIRSU perché non possiamo più fare gli sbagli degli anni 90. Notaresco da 2 anni che non percepisce un becco di un quattrino. Perciò se qualcuno pensa ancora a livello regionale, perché qui giustamente arriveranno i rifiuti da tutte le regioni trattate, di poter venire a scaricare brutalmente a Notaresco senza che Notaresco percepisca un eco ristoro di disagio, questo non accada più. Per l'industria aerospaziale si punta al distretto aquilano, se ne è parlato in un incontro ad Avezzano al quale ha preso parte anche il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente. Si punta al distretto aquilano per lo sviluppo dell'industria aerospaziale. L'obiettivo è dar vita ad una cabina di regia per valorizzare la vocazione aerospaziale dell'asse L'Aquila-Avezzano-Carzoli-Roma, zone tutte caratterizzate da un'importante e prestigiosa presenza industriale e scientifica. Se ne è parlato nel comune di Avezzano, in un incontro al quale ha preso parte anche il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente. Si sta valutando infatti la possibilità di creare in provincia dell'Aquila un distretto aerospaziale, in quanto, ha detto il sindaco Cialente, il governo ha deciso di intervenire con politiche industriali forti e con la regione Abruzzo, ha dichiarato, vogliamo creare una rete sinergica tra importanti presenze industriali aquilane e marsicane, strettamente legate a Roma e le università, la Sapienza e quella dell'Aquila. Questo potrà segnare un rilancio dell'Abruzzo interno per settori che rappresenteranno il futuro. Un distretto che può godere dei fondi del 4% per il rilancio socio-economico del comprensorio. Un progetto che si inserisce anche nel percorso di ricostruzione economica e sociale del cratere sismico, che passa per la valorizzazione di realtà imprenditoriali industriali già presenti nel territorio, ma anche attraverso la capacità di attrarre dei nuovi soggetti. Hanno sfilato lungo il corso principale di Chieti questa mattina gli studenti di 3 istituti superiori che protestano contro il governo Renzi e la buona scuola. Giovani studenti contro le carenze della scuola pubblica. A Chieti hanno sfilato 3 diversi istituti superiori per chiedere più risorse, più attenzione, più servizi e una migliore formazione. Siamo scesi questa mattina in strada le scuole dell'industriale, l'ITIS di Chieti, l'IPSIA e l'ITCG. Per denunciare l'abbandono della scuola pubblica da parte del governo, dato che noi siamo affidati, siamo sotto la responsabilità della provincia, che tanto critichiamo, che però la provincia, secondo la legge di stabilità, non ricevono fondi perché devono essere abbattute. Quindi è tutta una catena nella quale tutto ciò si ripercuote contro noi studenti, studenti di una scuola pubblica, di tutti, che però viene sempre a seconda, cioè viene sempre subordinata alla scuola privata, dato che di recente sono aumentati 25 milioni i contributi che andranno alle scuole private, mentre a noi ce l'hanno tolti centinaia di milioni nella scuola pubblica. La buona scuola di Renzi non sembra soddisfare gli standard di chi in quelle scuole ripone le speranze per il suo futuro, un futuro molto competitivo e che richiede nuove conoscenze e nuovi strumenti.
La richiesta è quella di risanare le strutture che ci sono attualmente innanzitutto, permettere anche l'iniziativa dell'alternanza scuola-lavoro, che è una buona iniziativa ma deve essere permessa agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti. Andare avanti così si va sempre a scapito. Noi industriali di Chieti abbiamo ricevuto 300.000 euro, scusate, sui 2,8 milioni che ci servono per rimettere la struttura in sicurezza. Soldi richiesti nel 2007, arrivati 8 anni dopo, e appena un sesto, anche meno, di ciò che ci serve comunque. E questa organizzazione, con questa manifestazione, è stata organizzata e autofinanziata da soli studenti, cioè abbiamo fatto una colletta per poter manifestare per noi stessi, per il nostro futuro, senza delegare ad altri la nostra responsabilità. E sempre sulle scuole, il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha incontrato oggi i dirigenti scolastici degli istituti del pescarese per fare il punto sulla situazione relativa ai fondi a disposizione. Vediamo. È un anno che noi chiediamo risorse straordinarie per le scuole della provincia di Pescara al governo e non abbiamo avuto nessun segnale, diciamo, utile. Abbiamo avuto questa disponibilità da parte della regione per l'alberghiero di 600.000 euro, notiamo ogni giorno difficoltà da parte dei presidi che ci segnalano interventi tecnici urgenti e vogliamo in questo assumere un impegno concreto insieme ai dirigenti della provincia, intesa come scuole, ne abbiamo 18 presidi, con loro abbiamo inteso anche stabilire un patto di non belligeranza, come l'ho chiamato io, affinché faremo in modo che insieme arriverà una istanza unitaria, la politica regionale, la politica nazionale, e fare sì che insomma ci siano le risorse che noi meritiamo per risolvere i problemi che ci sono nelle scuole. E sulla scuola noi pretendiamo che il parlamentare abruzzese della provincia di Pescara si faccia carico nella finanziaria di stanziare risorse adeguate al mondo della scuola. Lei prima ha parlato dei 600.000 euro per l'alberghiero, dunque è tutto risolto per quanto riguarda la polemica di qualche giorno fa? Ma io sto alle polemiche come le polemiche devono stare ai fatti. I fatti sono che il Presidente della Regione ha preso un impegno, l'ha mantenuto e noi abbiamo fatto le variazioni di bilancio soltanto qualche giorno fa che hanno consentito alla provincia di incamerare quelle risorse e avviare le procedure di gara. È fuori dubbio che dobbiamo in questo sperare che anche la Regione non sia ulteriormente sfiatata dalla finanziaria, perché altrimenti non avremo proprio a chi chiedere altri sostegni nei prossimi mesi. E tra gli appuntamenti, il 18 dicembre al Teatro Nervi di Via Bologna a Pescara, grande cena di beneficenza. I fondi raccolti serviranno per finanziare il progetto Teleton per la lotta alle malattie rare. Grazie all'associazione Armonie che quest'anno ha pensato a Teleton. Teleton è conosciuto un po' da 26 anni in Italia, promuove questa maratona televisiva sulle reti RAI e grazie a loro noi riusciamo ad essere presenti sulle case di tutti gli italiani nella terza settimana di dicembre e grazie a questo riuniamo fondi per studiare le malattie genetiche. Queste malattie, diciamo, sono definite rare e per questo, diciamo, non sono coinvolte le grandi società farmaceutiche per produrre medicine adeguate. Però quest'anno possiamo annunciare che grazie, dopo 26 anni di richieste di finanziamenti, quest'anno siamo arrivati alla cura di 26 malattie e Teleton sarà sempre a fianco di questi malati. Sono circa conosciute circa 6.000 nel mondo e fin tanto che a fianco alla parola malattia non scriveremo la parola cura, Teleton continuerà la sua missione. Voi vi affidate alla generosità dei pescaresi e degli abruzzesi, vogliamo parlare di questo appuntamento, quando si svolgerà? Allora, si svolgerà il 18 sera con una mega cena a cui auguriamo partecipano i pescaresi e il ricavato di questa cena verrà donato dall'associazione Armonie totalmente a Teleton. Passiamo ora alla pagina sportiva, un Pescara diverso da quello di Cesena e quello che si aspettano i tifosi in vista dell'andata con lo Spezia. Quasi certo l'impiego di Fiorillo fra i pali, ancora fuori Campagnaro, fra i liguri assente l'ex Calaiò. Michele Fornasier, archiviata la sconfitta di Cesena, si pensa alla gara con lo Spezia, è il caso di dire
che il riscatto è d'obbligo. Sì, assolutamente, perché ogni qualvolta ci è venuta la possibilità di fare il salto di qualità abbiamo mancato l'occasione, quindi vogliamo riprenderci subito e dimostrare che la squadra che siamo veramente, che viene fuori nelle partite importanti. A chi dice che a questa squadra manca un po' di cattiveria agonistica, Michele Fornasier cosa risponde? Beh, più che cattiveria manca la mentalità giusta per appunto vincere quelle partite veramente importanti, perché più che cattiveria è la condizione mentale con cui noi entriamo in campo che conta, e l'abbiamo fatto sempre vedere anche contro il Cagliari, contro il Crotone. Però poi quando magari facciamo due o tre bei risultati di fila, non so se ci appaghiamo inconsciamente o cosa, però dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto, secondo me, entrare ogni partita affamati e con la voglia di vincere. Cosa non è andato nelle ultime due gare giocate in trasferta per il settore arretrato? Magari perdiamo di equilibrio quando la situazione si mette male, però è proprio lì che dobbiamo migliorare, come ho detto prima, sotto l'aspetto mentale, perché le partite si possono vincere e perdere, però bisogna sempre dare il 100% e non mollare fino alla fine. A proposito sempre della difesa, Campagnolo ancora fuori, Bunozza in ripresa, diceva qualcuno bisogna pregare la salute a Zuparic e a Fornasier, perché non ci sono alternative in questo momento. No, però noi, io e Zuppa, siamo sempre pronti in qualsiasi evenienza, ma anche gli altri, anche Ugo e Bunozza, solo che è sfortuna, nel calcio c'è anche questa purtroppo, e loro ce la stanno mettendo tutta per recuperare dai loro infortuni, e noi cerchiamo sempre di dare il 100% comunque. Lo Spezia, brutto cliente, squadra partita con ambizioni, reduce da 4 sconfitte consecutive, sabato non ci sarà Calaiò ma rientrerà Catellani, un altro brutto cliente. Eh sì, sono tutti e due grandissimi giocatori e lo hanno sempre dimostrato. Perciò ne manca uno, ma ce n'è sicuramente un altro. Sono quel tipo di squadre attrezzate in tutti i reparti che possono far male con qualsiasi giocatore. Dopo l'allenamento di questa mattina a San Buceto, i rossoneri sono partiti alla volta di Novara. Nella Virtus mancheranno Di Cecco e Amenta. Il servizio. Mi viene da dire alcune cose, ma conviene comunque star zitti, far tesoro di quello che è successo e capire che magari anche quando ci possono essere degli errori o meno da parte arbitrale, di lasciar perdere e pensare che comunque tutti possiamo sbagliare. Però dal campo, vi dico la sincera verità, la sensazione sicuramente non era quella di uno che ha minacciato l'arbitro oppure avesse fatto tutto il possibile per prendere 3 giornate, ecco. Però dopo, ripeto, quello che sia successo non lo possiamo sapere, sicuramente non dobbiamo essere noi a giudicare, però volendo un arbitro può comunque, se ti vuole massacrare ti massacra, questo è poco ma sicuro. È attuabile un ricorso, perché lì dove credo che ci sia il comportamento sullo specifico di Mimmo non so se si può fare il ricorso, però vedrà la società, ripeto, però ci deve servire l'esperienza. È chiaro che se un giocatore sbaglia è giusto che paghi, c'è la società che deve pensare a far pagare sicuramente gli errori commessi dai giocatori, ma concedetemi, ma sia perché lo conosco sia perché la carriera sua che parla chiaro, non penso, non me la sento di addossare più di tanto responsabilità a Mimmo, perché credo nel ragazzo e non credo che abbia fatto tutto questo per meritare queste 3 giornate, assolutamente. Andiamo in Lega Pro con il Teramo, sfatare il tabù trasferta, questo l'obiettivo dei biancorossi che affronteranno domenica al Porta Elisa la Lucchese. Vivarini recupererà la squalifica per rotta. Andrea Costantini. Siamo venuti fuori da un periodo molto difficile, avevamo bisogno di un risultato positivo e avevamo bisogno solo di questo, quindi siamo contenti, l'unica cosa è che dobbiamo dare continuità, se no non abbiamo fatto niente. Sicuramente il risultato di domenica ci ha dato molta fiducia, è la cosa che avevamo a meno. Però io conosco solo un metodo, allenarsi, e ci vuole molto impegno, molta concentrazione.
durante la settimana, e in questa settimana abbiamo dimostrato che se siamo con la testa alla partita, dal primo minuto fino all'ultimo, i risultati possono venire. È ancora un po' presto per decifrare il campionato, quindi dovremmo lottare partita per partita e senza fare calcoli, e poi alla fine tireremo le somme. In questo momento è uno scontro diretto, loro hanno perso il derby contro il Pisa in casa, quindi ci aspetterà una partita molto molto difficile e ci dobbiamo preparare al migliore dei modi per affrontare questo match importantissimo. Questo assetto sicuramente ha dimostrato che ci paga molto, perché dai, siamo ben messi in campo, ci muoviamo in modo diverso, però io penso che il modulo conti fino a un certo punto. Se scendi in campo col 4-3-3 o col 3-5-2, qualsiasi modo scendi in campo, devi scendere in campo con la mentalità giusta, con la cattiveria giusta, e io penso che se scendi con queste cose qui, i risultati vengono con qualsiasi modulo. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione, buonanotte.